Buonasera a voi tutti che ci seguite. Oggi, questa sera è il 27 settembre. Io sono Gianni Colaccione. Cominciamo con l'ambizione di poter dare, o meglio, di fare una specie di comunicazione, un ponte mediatico tra due grandi network. Il primo, ovviamente, è Radio Radicale, va citato ovviamente per prima, e l'altro è Liberi TV. Che ha l'ambizione di divenire un grande network. Lanciamo un ponte perché? Perché proviamo a dare una risposta a qualcosa che Marco Pannella ha citato e ha detto in una trasmissione, se non sbaglio, mercoledì scorso, e che vi faremo sentire fra qualche minuto. Si chiama in causa un qualcuno. Oggi scopriremo chi è questo qualcuno che viene chiamato in causa. A questo punto io, appunto, stimolo e invito la regia a mandare in onda l'antefatto, a cui poi dopo, con un collegamento con una persona, daremo risposte e sveleremo appunto chi è la persona che chiama in causa Marco Pannella. Alla regia la linea. E poi devo dire, siccome tranne il carissimo amico calabrese che ho nominato Giuseppe Candido. Mova di Giuseppe Candido, abbiamo un altro mezzo radicale storico della Marco, si chiama, non dico il cognome, che diceva: come volete andare a Platì solo perché ci ha dato il 20% dei voti? Ma voi non capite che vergogna sarebbe qui con l'opinione pubblica? Io gli ho risposto: l'opinione pubblica, tu sei come credi di sia l'opinione pubblica, calabrese, lo sei tu. E così abbiamo detto a lui: no, arrivederci, auguri, auguri, vattenne, perché vergognati tu. Bene, avete sentito queste brevi parole di un Marco Pannella, che chiama in qualche modo, appella, diciamo, a una cosa che ha citato e che in precedenza aveva detto già un altro Marco, che abbiamo qui in collegamento, ed è Marco Marchese, che conoscete benissimo, colonna di Liberi TV Era. e radicale, che oserei dire anche storico, insomma, nella sua Tutto male. giovane vita, insomma, una militanza abbastanza lunga, insomma, possiamo dire. Allora, Marco, l'antefatto l'abbiamo sentito. Di preciso, Marco Pannella dà una risposta a te, bene, su quale questione? Così poi spieghiamo un pochino e specifichiamo un pochino la tua posizione. Ma guarda Gianni, buonasera, buonasera web ascoltatore, a quelli che ci ascolteranno poi in differita sul canale YouTube, sul canale nostro di Liberi.tv. Beh, il mezzo radicale storico di nuovo Marco sono io, Marco Marchese. Chi frequenta questa web TV mi conosce abbastanza bene, perché ogni tanto, anche se in modo incostante, vengo, diciamo, a condurre delle trasmissioni. Beh, l'antefatto chiaramente, per chi non è calato, per chi non è addentrato in alcune cose, capisce ben poco. In più questa cacciata, voglio dire, che è un'assoluta novità, Pannella, insomma, ogni partito radicale non ha cacciato mai nessuno, e che cosa mi sarò mai, diciamo, che cosa ho fatto, di che cosa mi sono macchiato per, diciamo, aver scatenato questa reazione di Pannella? Beh, il discorso, diciamo, che ha una sua complessità e anche una certa serietà. È stata citata Platì, è stata citata l'opinione pubblica, che io non ho mai detto. Ma voglio spiegare anche perché è necessario dare a Marco anche una risposta, ma in modo assertivo, senza, voglio dire, isterismi o cose particolari. Allora, io vivo in un paese, come molti sanno e come chi sa, chi mi conosce, in una regione che è la Calabria. La Calabria, dal punto di vista elettorale, è speciale, voglio dire, cioè, per alcuni punti di vista, perché abbiamo una presenza scomoda che è la criminalità organizzata. Ora, alle ultime elezioni è stata presentata questa lista AGL, Amnistia, Giustizia e Libertà, che in Italia ha raccolto 65.000 voti, più o meno lo 0,2%, spalmato su tutto il territorio nazionale. Pensate che in Calabria sono stato il responsabile della raccolta delle firme, ho condiviso questo progetto, siamo riusciti a presentare la lista alla Camera, al Senato non ci siamo riusciti. Il risultato elettorale calabrese è dello 0,2%.
o qualche centesimo di in più. Però in alcuni paesi non è stato così. A Platì siamo il primo partito o il secondo, perché la lista GL ha preso il 20%. Platì è uno dei paesi a più alta densità mafiosa. A Africo, dove c'è la mamma dell'Andrangheta, oppure la zia dell'Andrangheta, abbiamo preso il 7%. A San Luca, dove c'è la mamma dell'Andrangheta, abbiamo preso il 7%. A Rosarno, uno dei paesi a più alta densità mafiosa, abbiamo preso il 3,5%. Come abbiamo preso, diciamo, dei voti in modo inconsueto a Gioia Tauro, a Gioiosa Ionica, tutto a caso in tutta una serie di, ma non in tutti i paesi della Calabria ad alta densità mafiosa, solo in alcuni, in particolar modo nel Regino. Chiaro, se io venisse qui a dire che i radicali hanno preso accordo con i mafiosi, rideremmo tutti, voglio dire, di gran risate, perché non è questo il punto. In più non è un discorso di opinione pubblica, perché io lo dico proprio da qui a tutti i mafiosi, cioè tutti quelli, i mafiosi, anche i peggiori, quelli che hanno conservato il diritto di voto, volete votare radicali? Potete fare, nessuno vi dice di no, avete diritto di votare chi vi pare, ivi compreso i radicali. Quindi non è un discorso di opinione pubblica che io non ho mai fatto. Il punto sta che in determinati paesi, quelli che ho citato prima, se tu non hai, e noi no, come noi non abbiamo mai avuto nessun tipo di elettorato, nessun tipo di attivisti, se tu hai quei risultati, 0,2, e lì hai il 7%, addirittura a Platì il 20%, purtroppo è una dinamica che si spiega solo con una cosa. Significa che il boss locale ha deciso e ha detto: quest'anno non abbiamo interesse a votare là, ma si vota qua. Quest'anno si vota la lista AGL. Penso che sarà, anzi sono sicuro che sarà una forma di riconoscimento per l'impegno dei radicali, perché poi questa gente, molti, stanno in galera e quindi inutile facciamo il ragionamento della condizione delle carceri, della giustizia, che va assolutamente bene. E non mi sconvolge neanche questo, neanche il fatto che loro abbiano votato i radicali, addirittura a Platì il 20%. Così come non è stato scandaloso quando si iscrisse al Partito Radicale Piromalli. All'epoca, se non sbaglio, lo diceva proprio Pannella in una delle sue trasmissioni, era segretario, oddio, adesso mi sfugge, Negri. Un giovane Negri e praticamente sbiancò, e Pannella disse: lo dobbiamo rendere pubblico subito, e aveva ragione. Ma dov'è che è cascato l'asino? Pannella, alla fine, voglio dire, subito dopo le elezioni, disse che voleva andare a fare un comizio, lo disse da una delle sue trasmissioni domenicali, un comizio di ringraziamento a Platì, nel comune di Platì, per ringraziare questo risultato elettorale che non si era raggiunto da nessuna parte. Poi non fu possibile, non mantenne questa parola data perché è stato travolto da tutte le iniziative, gli scioperi della fame, della sete. Allora a un certo punto arriva una comunicazione durante questa campagna referendaria, Pannella con Rita Bernardini scendono in Calabria a raccogliere firme e scelgono la piazza di Platì. Non scelgono un capoluogo di provincia dove si è sempre organizzato qualcosa. Cioè hanno scelto Platì. Io ho chiesto perché Platì, l'ho chiesto via email a Rita Bernardini, ci siamo scambiati degli sms, ho mandato degli sms a Pannella e mi è stato detto: e perché non hanno diritto anche i cittadini di Platì a firmare referendum? Certo che ce l'hanno questo diritto, tant'è che avevano quel tavolo aperto in comune che ha avuto pure un notevole successo. E ma perché Platì? Perché Platì si doveva andare a rendere omaggio al risultato elettorale. E io non sono d'accordo. In Calabria non si fa. Non si fa. Sta male. Non si fa perché questa regione è offesa e assassinata dalla criminalità organizzata, storicamente, da sempre, in particolar modo negli ultimi anni, e se c'è una responsabilità
pari o subito dopo la politica delle condizioni di questa terra e della Calabria, la colpa sta negli 'ndranghetisti, nei mafiosi. Allora, posto che loro hanno diritto di firmare referendum, di votarci alle elezioni, di fare tutte queste cose, legittimo, non mi scandalizzo, non scandalizzo nessuno, non è una questione dell'opinione pubblica, ma non si vanno ad omaggiare, non si va a dire bravi, bravi, bravi de che, non si va a dire grazie, ci avete votato, de che. I mafiosi non si ringraziano mai, a rischio anche di essere ingenerosi, ma non si ringraziano mai. Quindi io non ero d'accordo, non ho presenziato e quindi mi sono macchiato di questa colpa, non ha gradito Rita Bernardini, non ha gradito Pannella e quindi si spiega, diciamo, la cacciata, perché Pannella dice una cosa precisa, dice non gli abbiamo detto, che poi questa cosa non me l'hanno mai detta, ma l'ha detta lui in diretta in questa trasmissione, non dice arrivederci, cioè dice proprio queste parole, non gli abbiamo detto arrivederci, ma gli abbiamo detto vattenne, va, vergognati tu. Queste sono le parole di Pannella, che onestamente mi hanno ferito, ma non colpito. E, come dire, mi dispiace Marco Pannella, in Calabria non si fa, non è una questione di, nemmeno di morale, di stile, di vergogna, d'opinione pubblica, i mafiosi non si omaggiano, non si omaggiano mai, questo è il punto, né direttamente e né indirettamente. Questo io ritenevo fosse un errore politico, gliel'ho detto in privato, cioè lui ha ritenuto di rendere pubblica questa cosa con questo vattenne va, che ha un significato, cioè i radicali non hanno, vantano il fatto di non aver cacciato mai nessuno, non ci sono nemmeno i probiviri, quindi cioè, voglio dire, poi è sempre difficile interpretare le parole di Pannella, perché dire che mi ha cacciato poi dopo è sbagliato, dire che mi ha fanculato, poi dopo è sbagliato, cioè ognuno si faccia un'opinione, quelle sono le parole, date voi un'interpretazione. E questo è Gianni, se tu hai qualche domanda, ma... perché il tempo è corso. No, il tempo sì, infatti è breve, io ti ringrazio di aver scelto appunto questo mezzo che è Libri TV per poter per aver dato questa ipotesi, questa di risposta, sperando che arrivi a chi ascolta e magari si sviluppi un dibattito, chissà, può darsi. Grazie ancora Marco, io continuo con la virgola illustrando il palinsesto. Grazie a Marco Marchese. Grazie.